È una cosa che vi cambia anche, perché in questo settore tutti i giorni dovete studiare. Magari a me e Matteo vedete nei webinar, vedete nelle fasi in cui creiamo contenuti, però di notte noi studiamo tutte le notti. Chiaramente dormiamo anche, però c'è una formazione continua che deve essere fatta in questo settore. Ed è questa la ragione per cui corsi universitari di questo tipo non ce ne sono, perché fra un mese è tutto diverso. L'importante per voi è formarvi, ma anche innovare, perché se non innovate siete sostituibili. Se siete sostituibili nessuno vi dà una lira. Un po' quello che posta nei social media, che non ha un valore tangibile nel mercato. Ce ne sono tanti diciottenni che ti fanno social media management, ma alla fine non hanno una strategia che ti porta da qualche parte. Quindi penso che questo sia veramente di valore. Non so qual è la vostra opinione. Ma perché il nostro obiettivo a lungo termine, adesso c'è la seconda edizione che è già iniziata, ci sarà la terza, la quarta, la quinta, insomma, perché dobbiamo andare avanti. Poi vorremmo anche fare magari dei raduni di tutti i digital marketer e anche delle vostre testimonianze di quello che succede dopo, perché quello che succede adesso è che voi dovete assolutamente andare sul mercato e farvi pagare. Magari all'inizio sarà dura, dovete fare casi studio, perché se no nessuno vi crede, però dovete sbagliare, sbatterci la testa, perché questo è un lavoro bello ma duro. Ci dai qualche consiglio per cominciare? Magari? Per cominciare, girate, guardatevi intorno, andate al vostro oculista, guardate come è messo online, se è messo come Lopez può migliorare, glielo dite, se non lo capisce lo lasciate nella merda. Questo è il lavoro di digital marketer. Digital marketer è la soluzione per fatturare di più. Se il professionista, l'imprenditore dorme, verrà spazzato via. Ma non siete voi che glielo dovete dire, lo imparerà da solo. Quindi il vostro lavoro per me è proprio analizzare, vedere con chi lavorare. Siete voi che decidete a chi dare le competenze. Chiaramente poi circondatevi di gente che completa le vostre skills. Se siete forti magari nel copywriting, perché dovete specializzarvi come digital marketer. Se voi siete troppo generici, Matteo è conosciuto per il traffico web, io sono conosciuto per il posizionamento alle vendite, cioè per me l'imprenditore deve fatturare, e quindi abbiamo un certo posizionamento nel mondo del marketing.